tornò verso la porta aperta ed emise un fischio acuto, al quale Lupo rispose con un guaito lamentoso. 10 volte 20 Vabi fischiò, senza che gli facesse eco il fischio. Bella a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati al mio canale qua su YouTube. Oggi, come potete vedere anche dal titolo, siamo ritornati sulla lettura del libro e andremo a leggere l'ottavo capitolo, come avrete visto anche dal titolo e dall'immagine della copertina. E vi ricordo solo che sono in live tutti i giorni, caso imprevisto, che vi avviso su Instagram da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18 e dalle 22 a mezzanotte circa. Poi possono variare appunto, quindi seguitemi anche su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Trovate tutti i link sotto in descrizione e buona visione. L'ottavo capitolo è questo: come il lupo diventò un compagno dell'uomo. Per due volte quella notte Roderick fu svegliato da un leggero rumore. Era Mukoki che andava ad aprire la porta della capanna. La seconda volta, vinto dalla curiosità, avvolgendosi nelle coperte, lo raggiunse sulla soglia. Lo sguardo di Mukoki sembrava smarrito nello spazio. La luna, che si trovava proprio sopra la capanna nel cielo senza nubi, illuminava tutto così intensamente che si distinguevano tutti gli oggetti sull'altra riva del lago. Il freddo era intenso e Rod già lo sentiva pungergli le guance. Si domandava che cosa mai fissasse Mukoki lassù, nel cielo, a meno che non contemplasse la magnificenza della notte. «Che c'è, Mukoki?» chiese. Il vecchio indiano lo guardò senza parlare. Una gioia misteriosa che lo assorbiva tutto era rivelata da ogni lineamento del suo viso. «Notte di lupi!» mormorò poi. Si voltò verso Vabi, che continuava a dormire. Si alzò e si diresse furtivo verso di lui. Rod seguì i suoi movimenti con crescente stupore. Lo vide curvarsi su Vabi, scuoterlo per le spalle per destarlo e lo udì ripetere di nuovo: «Notte di lupi!» Vabi si svegliò e si mise a sedere. Mentre Mukoki tornava verso la porta, era completamente vestito ed equipaggiato. Prese il fucile, uscì e si allontanò nella notte. Vabi aveva raggiunto Roderick. Entrambi scorsero l'altra figura di Mukoki filare sul lago gelato, salire la collina opposta e scomparire al di là, nella bianca solitudine del deserto. Rod guardò Vabi e vide che gli occhi dell'amico avevano uno sguardo fisso che esprimeva qualcosa fra la paura e l'orrore. Senza parlare, Vabi andò verso la tavola, accese una candela e si vestì. Tornò verso la porta aperta ed emise un fischio acuto, al quale Lupo rispose con un guaito lamentoso. 10 volte 20 Vabi fischiò, senza che facesse eco il fischio di Mukoki. Vedendo che l'attesa era vana, si lanciò sul lago. Lo attraversò con velocità superiore a quella del vecchio indiano. Salì la collina e scrutò l'immensità bianca e scintillante che si stendeva ai suoi piedi. Mukoki era sparito. Tornò verso la capanna dove ronfava la stufa che Rod aveva riacceso. Vi si sedette vicino, tenendo verso il calore le mani livide dal freddo. Disse, rabbrividendo. E la notte è poco clemente. E rise guardando Roderick, con un certo disagio, ma con una solita espressione negli occhi. Dimmi, Rod,
chiese Vabi. Minetaki non ti ha mai detto intorno a Mukoki qualcosa di strano? No, nulla più di ciò che ho saputo da te. Allora ascolta, una volta, molti anni fa, Mukoki ha avuto non proprio un accesso di pazzia, ma qualcosa di simile. Su questo punto non sono mai riuscito a formarmi un'opinione precisa. È stato pazzo, sì o no? Sono ancora incerto, ma gli indiani della fattoria dicono di sì. Quando si tratta di lupi, affermano Mukoki, a volte perde la testa. Quando si tratta di lupi? Sì, e il motivo è serio. Parecchi anni fa, quando tu ed io venivamo al mondo, Mukoki aveva moglie e un bimbo. Mia madre e la gente della fattoria dicono che egli idolatrava quel bimbo. Era capace di rinunciare alla caccia e starsene intere giornate nella sua capanna, a giocare col piccolo, a insegnargli 100 cose. A volte andava a caccia portandolo legato sulle spalle, e allora era il più felice degli indiani della fattoria, benché fosse certamente uno dei più poveri. Un giorno Mukoki si presentò con un piccolo pacco di pelli che cambiò quasi esclusivamente con oggetti destinati al bimbo, e siccome era tardi decise di pernottare da noi. Non so che cosa gli avesse fatto perdere tempo. Ad ogni modo, differì la partenza di 24 ore. Non vedendolo tornare, sua moglie si allarmò. Prese il bambino e gli andò incontro. Un lugubre ululato del lupo prigioniero interruppe per un momento Vabi. Bene, la donna camminò a lungo, ma naturalmente non incontrò il marito. Che cosa accadde? Secondo la gente della fattoria, si volò e si ferì. Fatto sta che all'indomani Mukoki, rimessosi in cammino, trovò i due cadaveri semidivorati dai lupi. Da quel giorno non fu più lo stesso. Dimenticando la sua pigrizia di un tempo, diventò il più rinomato cacciatore di lupi di tutte queste regioni. Lasciò la sua tribù, venne a stabilirsi in fattoria e da allora non ne abbandonò più. Da allora, quando la luna brilla nella notte, chiara e fredda, la sua mente sembra vacillare. È una notte da lupi, dice. Nessuno allora può impedirgli di uscire, nessuno riesce a strappargli una parola, nessuno può accompagnarlo. Stanotte percorrerà certamente miglia e miglia senza mai voltarsi. Poi, quando sarà di ritorno, sembrerà sano di mente come me e te. Se gli domanderai dove è stato, risponderà vagamente che è uscito per vedere se c'era da sparare a qualche bestia. Rod aveva ascoltato attentamente e via via che apprendeva la drammatica storia di Mukoki, sentiva crescere in lui la pietà per il vecchio. La sua abilità nel cacciare i lupi, continuò Vabi, rasenta la stregoneria. Da quasi 20 anni ogni giorno il suo pensiero si concentra su di loro. Li ha studiati a fondo e li conosce più lui che tutti gli altri cacciatori dell'esercito bianco messi insieme. Ogni trappola che egli colloca cattura un lupo. Nessuno lo uguaglia. Gli basta guardare le orme lasciate da un animale per insegnarti un mucchio di particolari curiosi che tu non scopriresti mai. Un istinto quasi soprannaturale lo avverte se la notte che giunge è una notte da lupi. Un effluvio che passa nell'aria della sera
non so, un non so che nel cielo o nella luna. L'aspetto del deserto, un insieme di elementi appena percettibili, lo avverte che i lupi dispersi per monti e valli si univano intorno. Se Mukoki torna in tempo, domani vedrai una caccia molto interessante e vedrai lupo in azione. Seguirono alcuni minuti di silenzio, mentre la fiamma borbottava nella stufa arroventata. I due giovani osservavano e ascoltavano il fuoco. Rod guardò l'orologio, era appena mezzanotte. Lupo è un animale curioso, continuò Vabi. Probabilmente tu, Rod, lo giudicherai un degenerato, un traditore della sua razza, degno di ogni disprezzo perché attira i suoi fratelli verso la morte. Invece non merita tale biasimo. Come Mukoki ha le sue... brave ragioni per agire così. Gli animali come gli uomini hanno i loro rancori e le loro vendette. Hai notato che gli manca mezza orecchia? Se gli rovesti all'indietro la testa e gli tasti la gola, troverai il solco di una profonda cicatrice. E se palpi sotto il pelo dietro la zampa anteriore sinistra, sentirai una cicatrice grossa come un pugno. Mukoki ed io catturammo lupo in una trappola per lince. Allora era un lupacchiotto che secondo Mukoki non doveva avere più di 6 mesi. Poveretto, era conciato male. Mentre afferrato dalla tagliola, non poteva difendersi. 3 o 4 membri della sua tribù si erano gettati su di lui e avevano tentato di divorarlo. Noi arrivavamo in tempo per mettere in fuga quei fratricidi. Accogliamo e curiamo il lupacchiotto e siamo riusciti ad addomesticarlo. Vedrai domani sera come Mukoki gli ha insegnato a rendere la paviglia ai suoi. Chiacchierarono ancora per un paio d'ore, poi pensero la candela e tornarono sotto le coperte. Ma Rod faticò ad addormentarsi. Si domandava dove è andato Mukoki, che cosa faceva e come avrebbe potuto in quell'eccitazione ritrovare la strada del grande deserto bianco. Poi il suo sonno fu agitato da incubi. Vedeva la donna e il bimbo divorati dai lupi e ad un tratto la donna diventava Minetaki, mentre i lupi si trasformavano in vonga che si gettavano su di lei. Fu strappato al suo incubo da una serie di pugni che Vabi gli tirava nei fianchi. Aprì gli occhi, guardò Vabi ancora avvolto nelle coperte che gli additava qualcosa e vide Mukoki tranquillamente intento a sbucciare le patate. Salve Mukoki, gridò. La smorfia benevola che gli era abituale era tornata sul volto dell'indiano. I suoi lineamenti non portavano traccia della folle corsa notturna. Fece un cenno con la testa e tranquillo, come se ci fosse appena alzato dopo una lunga dormita. Continuò a preparare la colazione del mattino. «Meglio alzarsi!» consigliò. «Grande giorno di caccia! Molto bel sole oggi! Trovare lupi sui monti, molti lupi!» I due giovani gettarono via le coperte e cominciarono a vestirsi. «A che ora sei tornato?» chiese Vabi. «Ora!» rispose Mukoki, indicando la stufa e le patate sbucciate. «Giusto in tempo per fare un buon fuoco!» Vabi guardò Rod, strizzando l'occhio, e mentre Mukoki si curva sulla stufa chiese: «Che cosa hai fatto stanotte, Mukoki?» Mukoki grugnì: «Grossa luna! Grossa luna! Tempo chiaro, avrei potuto sparare! Veduta lince sulla collina, vedute molte tracce di lupi sulla pista!
ma non sparato. Ok, allora ho deciso che questo capitolo lo dividiamo in due parti, come il capitolo 6 che avevamo fatto, mi ricordo ora. E comunque lo dividiamo in due parti perché è abbastanza lungo, quindi, che sono 8 pagine, ho visto. E quindi terminiamo qua questo video. È quasi 20 minuti, siamo a 17 minuti. Ovviamente poi ci saranno i tagli, durerà un po' di meno, ma va bene così. Mettiamo sui 10-15 minuti, durerà circa. Comunque vedete una volta che sarà uscito il video. E grazie a me per questa visione. Vi ricordo di iscrivermi a tutti i miei social, che trovate il link sotto in descrizione. E vi ricordo che sono in live tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 22 a mezzanotte circa. Caso imprevisti o cambiamento di orari, che vi avviso su Instagram. Quindi seguitemi su Instagram. E alla prossima. Ciao ciao.